Ciao my darling, mi sono interrogata a lungo se fare effettivamente un venivedi per Sicario, che per quanto riguarda l'Oscar Contest è candidato soltanto come miglior colonna sonora originale, e poi ho deciso che la mia mania di completezza e leggera OCD non mi concedeva di fare diversamente. Quindi, Sicario. Sicario è diretto da Denis Villeneuve, che ha un lungo curriculum di cui io nella mia ignoranza non conosco nulla, ma soprattutto su IMDb la sua pagina dice questo: Untitled Blade Runner Project. Yeah, I know. È scritto da Taylor Sheridan, di cui a sua volta non so nulla. Come scrittore, Sicario è la sua prima prova. Ha partecipato come attore a quello che io definisco tutto. Sai il giro di CSI, CSI New York, NCIS, poi cos'altro ha fatto? Veronica Mars, in realtà soprattutto Sons of Anarchy. Il tris forse poker di protagonisti o di personaggi centrali, secondo me, differenzia questo film da tutti gli altri che parlano di problemi di droga e gestione del passaggio Stati Uniti-Messico. Nel senso che sulla carta Sicario è un film che guarda senza pietà alla guerra sul confine tra forze dell'ordine e spacciatori, cartello della droga e quant'altro, eccetera. Ci sono, secondo me, parecchie cose in comune con Traffic di Soderbergh, però secondo me Sicario ha la grossa differenza di non lasciare molto spazio alla luce e alla speranza, ecco. Kate Mercer, che è la protagonista, è interpretata da Emily Blunt, che io amo tantissimo, fin da e soprattutto in Il diavolo veste Prada, è un agente dell'FBI il cui idealismo è ancora relativamente intatto, nonostante la prima circostanza in cui la vediamo sia veramente scioccante. Ogni volta che guardo film di questo genere o serie di questo genere, mi chiedo quanto ci sia di vero, ovviamente, e se ci sia veramente della gente che fa questa vita. E credo di sì, ed è sconvolgente. A un certo momento, per ragioni che poi si faranno molto molto chiare, Kate viene coinvolta in una task force a capo della quale c'è Josh Brolin e soprattutto Benicio del Toro. I ruoli di questi due non sono chiari. E Kate non è a proprio agio col fatto che i ruoli di questi due non siano chiari, perché si chiede ovviamente: ma quindi la mia giurisdizione fin dove arriva? E quanto mi è concesso fare? Qual è il mio di ruolo di conseguenza? E con lei il suo splendido partner, che è Daniel Kaluuya, che abbiamo già visto in un sacco di altre cose, attore e scrittore, l'abbiamo visto soprattutto in quel capolavoro assoluto che è Black Mirror, di cui peraltro finalmente è stata annunciata la nuova stagione. Yes! Se dovessi riassumerlo fino alla nausea, direi che è l'ennesima storia su quanto devi essere cattivo per vincere la guerra contro i cattivi. E il solito discorso per cui per combattere questo male incredibile, è giusto o no mettere in discussione la moralità e la giustizia? O ancora, è l'unico modo efficace per vincere? E se sì, in cosa sei diverso da quelli che combatti? Solito grosso interrogativo. E in questo forse appunto non è groundbreaking, cioè forse non va in posti che nessuno abbia mai esplorato prima, là dove nessuno è mai arrivato prima. Però io ho apprezzato molto il fatto che il giudizio morale sia completamente nelle mani dello spettatore. Mi è piaciuto il fatto che sia sì molto crudo, ma non con il gusto dello shock a tutti i costi, mi è sembrato. Nel film non ci sono tanti dialoghi, è tutto in mano a degli scenari incredibili e alle espressioni di questi grandi attori. E Emily Blunt veramente, secondo me, è stata proprio molto brava. Io sapevo di star guardando questo film con un orecchio di riguardo alla colonna sonora e nonostante ci siano dei punti in cui effettivamente mi ha colpito, non mi ha colpito in modo poi così sensazionale, piuttosto il suono in generale sì, nel senso che mi è sembrato ci fosse una ricerca di far strisciare da dietro le spalle alcuni dei suoni che sono avvisaglia di qualcosa che sta arrivando. Questo mi è sembrato assolutamente geniale e me ne sono proprio accorta, cioè è una cosa inevitabile da notare. La colonna sonora di per sé non mi ha lasciato senza parole, ecco. Allora piuttosto mi è rimasto più addosso il tema di Room, ecco. Il modo in cui è girato, la fotografia, la cinematografia sono veramente
completamente centrali. In particolare ci sono un tot di spostamenti per via aerea e il modo in cui vengono ritratti intanto sembrano delle inquadrature di sorveglianza, no? Proprio per dare un'occhiata dall'alto al territorio verso cui ti stai dirigendo e dove c'è la guerra. E questo secondo me aiuta a costruire questa tensione che permea tutto il film. Però ecco, la colonna sonora di per sé non mi ha impressionato così tanto. A parte il video delle mega previsioni, che ho già registrato, ma ti dico subito che non ho scommesso su Sicario per la colonna sonora. Dunque, è candidato a, giustamente, cinematografia, mi sembra giusto. E suono, vedi? Haha! Oddio, però la combo, vabbè, non mi pronuncio dove non devo pronunciarmi per forza. Già è stata una faticaccia decidere per cosa scommettere per vedere se io vincerei l'Oscar contest. No, per le categorie che non c'entrano è un dolore che mi risparmio. Ok, my darling, come mi sembra di aver già detto, occhio perché da qua a, se non mi sbaglio, il venerdì prima della notte degli Oscar ti becchi un video al giorno, perché sennò non ci stavamo. Gli ultimi due sono il recappone di tutti i candidati alla categoria di Best Animated e poi le mie mega previsioni. A malincuore, appunto, perché mi sembra di dover scegliere tra un cucciolo e l'altro, è stato molto difficile. Come al solito, tutte le tue previsioni, tutte le possibili combo vanno sotto il video dell'Oscar Contest. Qui di fianco c'è la playlist, che ormai è quasi completa, di tutti i candidati agli Oscar 2016 che c'entrano con l'Oscar Contest. Tutti gli altri link utili sono nel box. E io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!